Buongiorno a Maurizio Scaparro e a Giuseppe Pambieri, buongiorno. Buongiorno. Io non vi presento, francamente. Francamente rinuncio a tutte queste sbrodaglie che dicono ma chi sono, chi non sono, li conosciamo benissimo, fanno parte di tante cose che ci sono piaciute e ci continuano a piacere. La coscienza di Zeno. 1923, Italo Svevo scrive questo romanzo che forse è una delle cose del Novecento italiano che restano tra tante cose scritte che forse invece non resteranno, un'introspezione, un viaggio nell'anima di questo signore che si chiama Zeno Cosini, che comincia a riflettere su se stesso, uno psicanalista un po' curioso, ma insomma, Maurizio Scaparro ci racconta dal lavoro che ha fatto su questo testo Tullio Kezic, che ricordiamo con grandissimo piacere, come si snoda il vostro spettacolo. Tanto speriamo sempre di fare quando lavoriamo, di fare un lavoro che sia figlio del nostro tempo. Con Pambieri, con cui avevo già fatto un'altra esperienza, questa che è bellissima, lavoriamo bene assieme, abbiamo rischiato, abbiamo avuto un successo bellissimo, meno male. Quello che mi fa piacere è dire che questo testo è figlio d'oggi e che mi fa pensare, anche attraverso quello che ho fatto in questi due anni, a quell'importanza del Novecento nostro, che non è solo Pirandello. Basti pensare che contemporaneamente faccio Zeno, Svevo, Viviani Varietà con Massimo Ranieri e La Governante oltre allo Stabile di Catania. Tre momenti del Novecento, ma veniamo a quello che mi sta a cuore, cioè questo. Questo, se si legge oggi, intanto scopre questo omino di fumo che è lo splendido personaggio. Un omino di fumo, perché la sigaretta, insomma, è un connotato sostanziale di Zeno Cosini. Sì. Ha l'anima e la voglia di vivere la vita vera. E poi si accorge che lentamente Trieste di quel tempo c'è la borsa. Allora ti arriva la borsa esattamente come oggi ritorna prepotentemente, che noi non la pensavamo per niente. E c'è arrivata. E c'è arrivata. Allora lui è tra la borsa e la vita, praticamente. Nel vero senso della parola. E alla fine noi scopriamo che questo è figlio del nostro tempo e che la sua svagatezza apparente sostiene anche un umorismo incredibile ed è veramente ricordarci che oggi che cos'era l'Europa di quel periodo o l'austro-ungarico di quel periodo ricorda quello che non dobbiamo essere noi. Approfitto solo per dire una cosa: speriamo molto che questo paese sia l'Europa della cultura e non l'Europa delle banche. Noi lo speriamo veramente e anche per questo ci piace parlare con voi. Giuseppe Pambieri, c'è questa descrizione, diciamo un po' così, stereotipata di Zeno Cosini, un uomo inetto, un uomo inadeguato? Beh sì, lui si presenta così, con una inadeguatezza ad affrontare la vita, no? Perché è pieno di malattie psicosomatiche, sente dei dolori strani, ha questo molto, vizio del fumo, è bizzarro, il padre lo crede pazzo addirittura, no? E tutti questi problemi noi vediamo, no? Man mano poi che lui poi racconta, dopo la seduta spiritica iniziale, racconta con i flashback tutta la sua vita. E questa inadeguatezza, questa difficoltà di rapporto pian piano diventa invece una cosa, un'arma vincente. Perché? Perché lui comunque è un uomo che accetta la vita così com'è, si lascia investire dalla vita. Dice: la vita non è bella né brutta, ma è originale. Ed è uno delle sue. E quindi è affascinato dalla vita, no? Quindi non è mai fermo in un atteggiamento, in un pensiero, la sua struttura. E forse questo è il più grande elemento di modernità che ci lascia. Esatto, è un'elasticità tale che arriva comunque a risolvere i suoi problemi e diventare anche un bravo commerciante. Alla fine addirittura c'è questo monologo incredibile di Svevo che annuncia una catastrofe inaudita che investirà la Terra, una bomba. Un omino salirà lassù. Bravo, metterà in un punto in cui il suo effetto sarà enorme. Ecco. Noi speriamo che l'unico botto sia quello del vostro spettacolo. Sì. Grazie. Sta andando molto bene. Grazie, grazie a voi. Grazie a Maurizio Scaparro e a Giuseppe Pambieri. Grazie.